Página 80. Pagina 80. Allora, oggi impareremo un nuovo tempo verbale. Ok? È un tempo verbale che non è semplice, ma si usa poco. Allora, non c'è bisogno di usarlo moltissimo. Però, per capire bene questo tempo verbale, bisogna capire molto bene tutte le regole che erano quelle del passato prossimo. Vedremo perché. Allora, prima di vedere il tempo verbale, faremo questo esercizio. Allora, abbiamo un dialogo che si chiama In montagna. Ok, allora, Veronica e Uwe mi leggeranno questo dialogo che dice: tre coppie passeranno la settimana bianca sulle Alpi. Veronica, che cosa sono tre coppie? Tre coppie, non sé, No, non Uwe, tu ti so. ricordi cos'è una coppia? A mí, pareja, Una amigo, pareja, una ah, pareja. Allora, pareja, tres coppie, tres parejas. parejas. Bene, passeranno la settimana bianca. Che cos'è questa settimana bianca? La settimana bianca è il periodo di tempo dove gli italiani si prendono vacanze e questa settimana bianca comincia con il Natale e finisce con il Capodanno. Allora, è la settimana quella che va dal 25 gennaio, scusate, 25 dicembre al 2 gennaio. Molte volte anche fino al 6 o il 7 gennaio se la prendono. Si chiama settimana bianca, ovviamente, perché in quella settimana c'è la Molto frio. neve. Freddo, ma anche e Freddo. soprattutto la neve, per quello bianca. Occhio ¿Quién es qua. Simona? Ah, aspetta, dammi un secondo, ue, non sapevo chi. Dammi un secondo. Guardate qua, sulle Alpi, le Alpi. Noi usiamo al maschile, noi diciamo los Alpes. In italiano sono femminili, le Alpi. Sempre importante sapere quello. Ok, allora, Uwe, tu sarai Simona e Veronica sarà Nadia. Quando partirete per le Alpi? La mattina del 23. Ma Teresa non lavora quel giorno? Sì, infatti partirà quando avrà finito il turno. Davide e Chiara invece partiranno con voi? No, loro verranno dopo, ci saranno passati dai Dopo che? genitori di... Ah, Dopo che? dopo che saranno passati dai genitori di Chiara. Ho Ah, capito. Veronica, Sì. ricordati delle doppie. Non mi stai pronunciando La P. nessuna doppia. Nessuna doppia. Hai detto verranno, saranno, passati? No, loro verranno dopo che saranno passati. Saranno. Tiene razón, tierra. Ok, Perdón. continua. Ho capito. E quando tornerete?
Io e Matteo ripartiremo il 2 gennaio. Ah, occhio, l'ha appena detto Veronica? La dije, viste? No, non hai detto nessuna. Gennaio! No, hai detto Matteo e gennaio. Matteo e gennaio. Io e Matteo ripartiremo il 2 gennaio. Non è, occhio che la doppia di gennaio non è allungare la A, è allungare la N. No. Gennaio. Ecco. Sempre la doppia è la doppia consonante, non ci sono doppie vocali, non dobbiamo allungare le vocali. Ok, continua Uwe. Che bello! Quando tornerete voglio sapere tutto? Non è una domanda. Ah, perdon. Che, ossia un'esclamazione. Che è bello! Quando tornerete voglio sapere tutto? No, non è una domanda. Quando tampoco tornerete voglio sapere tutto. Quando non tornerete tutto voglio sapere tutto. Ecco. Va bene. Ti chiamerò non appena sarò tornata. Tornata. Mm-hmm. Occhio, la doppia P, che ho visto che hai fatto lo sforzo. Bene, l'hai fatto. La doppia P è una doppia dura. Allora, che cosa facciamo? Freniamo, diciamo, appena. Ecco. Allora, è molto importante, non è appena, no, è appena sarò tornata. Mm-hmm. Oh, d'accordo. Sì. Grazie. Guardate, io sono a volte un po' pesante con quello. No, ma mi encanta, perché sennò non mi queda. Esatto, è molto importante, importantissimo pronunciare le doppie. Il 90% della pronuncia italiana è pronunciare correttamente le doppie. Guardate qua, vi faccio vedere una cosa. Datemi un secondo. Ho trovato questo su internet. Guardate tutte queste parole. Cambiano completamente se pronuncio o non pronuncio una doppia. I cappelli, doppia P, doppia L, i cappelli, los sombreros. I capelli, el pelo, los cabellos. La casa, la caja donde pagamos o un baúl. La casa. La ditta. Doppia T, la ditta, la empresa, le dita, los dedos, un clásico, la nonna, la abuela, la nona, la novena, la palla, la pelota, la pala, la serra. La serra è quello che noi capiamo come il, come si chiama? Dove pianti, dove hai le piante ed è coperto, è l'invernadero. La sera, la tarde, noce. Sette, con doppia T, significa siete. Sete, sed. Il sonno, il sueño, sono, io sono. Le torri, i tori, questo noi non abbiamo quel problema della doppia R. E guardate l'ultima, che ti fa mega attenzione. Guardate che differenza c'è tra una e l'altra. Ah, non è lo stesso dire le penne, che sono los lápices, penne, lápices, o questo tipo di pasta, tubitos, penne, o a dire pene. Guardate che differenza enorme c'è tra pronunciare una doppia o no. Allora, per quello molto, molto, molto importante. Bene,
Torniamo al libro. Ok. Allora. Profe, no, ¿me puede mandar eso para practicar? Ese... Todo eso está en la página de material complementario, que es la, que es la que encuentran ahí en la página de las Condes del curso. Perfecto, gracias. Sí, Luis. Loro usano el verbo ripartiremo. Ripartiremos. Ripartiremos, tornaremos. Adesso lo vediamo, perché adesso leggo tutto io e vediamo le cose nuove, perché ci sono effettivamente molte cose nuove. Ok, grazie. Ok, quando partirete per le Alpi, ricordate che noi abbiamo il verbo partire, che sarebbe comenzar un viaje, comenzar un movimento, che si usa sempre o quasi sempre con la preposizione per. Ah, molto importante ricordare le preposizioni collegate ai verbi. Ci sono verbi che usano alcune preposizioni in maniera fissa. Partire si usa sempre con partire per. La mattina del 23. Ma Teresa non lavora quel giorno? Sì, infatti. Che cos'era infatti, Raquel? Che cos'è infatti? Non lo so. Non lo sai? Non ti preoccupare. Cecilia, tu sai che cos'è infatti? Non lo so, Giuseppe. Infatti. De hecho, no sería esto. De hecho. Exacto. De hecho. Así, infatti, partirá cuando habrá finito el turno. Allora, domanda. Cecilia, siempre tú. Si yo digo... Partirà quando avrà finito il turno. Secondo te, che cosa succederà prima? Prima partirà o prima finirà il turno? Prima finirà il turno. Esatto. Dopo partirà. Esatto. Prima finirà il turno e dopo partirà. Benissimo, bene. Davide e Chiara, invece, in cambio... ¿Partiranno con voi? ¿Partirán con ustedes? No, loro verranno dopo che saranno passati dai genitori di Chiara. Luis, domanda, Luis, che cosa succederà prima? ¿Loro verranno o passeranno dai genitori di Chiara? ¿Qué cosa faranno prima? Loro saranno passati dai genitori. Ok, sì, ma la domanda è loro passeranno, perché poi vedremo quando usiamo questa forma. Se io dico, se io separo le azioni, dico, loro passeranno dai genitori di Chiara e dopo? Dopo verranno. Eh? E dopo verranno. Esatto, allora. Saranno e dopo verranno. Prima passeranno e dopo verranno. Perfetto. Bene. Ho capito. E quando tornerete... Io e Matteo ripartiremo il 2 gennaio. Ok. Noi abbiamo detto che partire, io vi avevo detto, è cominciare un viaggio, cominciare un movimento. Ok. Noi in italiano abbiamo molti verbi, occhio, non tutti, ma molti verbi
possiamo usarli mettendo un ri prima. E quello significa volver a. Allora, in questo caso sarebbe recomenzare un viaje. Funziona particolarmente in questa frase come un sinonimo di tornare, ripartire, tornare. Ma non per forza, non deve essere, non è un sinonimo reale. Perché possiamo avere, non per forza tornare, ma continuare il viaggio. E partire e poi partire di nuovo. E funziona con molti, molti verbi, più di quelli che usiamo noi. Noi, anche noi abbiamo un re, ma non funziona con tutti i verbi. In italiano funziona di più. Vi faccio un esempio. Un dialogo. Immaginate, dico, non trovo i miei occhiali. Ah, meglio lo faccio sul Word. Mi passo, datemi un secondo, mi passo al Word. Immaginate, io dico, non trovo i miei occhiali. Hai guardato nel cassetto? Viste nel cajón? Sì. Ho guardato. Allora, riguarda. Che cosa sta dicendo? Allora, guarda di nuovo. Allora, molti, 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 molti verbi in italiano funzionano così. Que yo basta que meto un ri y significa volver a o hacerlo de nuevo. Ok. Torno al libro. Bene. Io e Matteo ripartiremo il 2 gennaio. Che bello! Quando tornerete voglio sapere tutto. Va bene, ti chiamerò non appena sarò tornata. Monica! Monica, domanda. Che cosa succederà prima? Lei tornerà o l'altra ragazza la chiamerà? Che cosa succederà prima? Matteo e io ripartiremo il... No. Monica, stiamo parlando solo di questa frase. Ti chiamerò non appena sarò tornata, che dice Nadia. Allora, che cosa succederà? Simona tornerà o Nadia chiamerà? Che cosa succede prima e che cosa succede dopo? Sarò tornata la prima. Ok, e... allora Simona tornerà. Sì. E eso, e ti chiamerò. Esatto. Chiamerà. Esatto. Allora... prima tornerà una e poi l'altra chiamerà. Ok, perché faccio enfasi in questo?
perché adesso impareremo questo nuovo tempo verbale che serve per parlare di due azioni che succedono nel futuro, ma che una succede dopo l'altra. E per mettere in ordine due azioni che succederanno nel futuro, ok? Ma lo vediamo poco a poco. Allora, Veronica, sì. Guarda, leggimi la frase 1 e dimmi se questa affermazione è vera o è falsa. Nadia e Matteo arriveranno dopo Teresa. È verdadero? Vero? No, è vero. Falso. No, è falso. È falso, perché? Sì. Perché Teresa arriverà dopo. Esatto, loro arriveranno il 23, Teresa arriverà dopo il turno. Ok, io so che ti confondi un po' con il francese, sì. Ma ricordati che non è se, è vero, è falso. Ok, sì, tengo un pochito di lío, per eso me... Dio, so. Perdón. Si assomigliano molto il francese con l'italiano, sono molto simili. Sì. E la professora è igual de stricta che vos. Non so se un piropo o no. Eso. No, perché está buenísimo, a mí me encanta. Lo que pasa es que me confundo y mezclo las pronunciaciones, pero me gusta para que me lo marquen más. ¿Qué profesora tiene? ¿Es de la Muni? Sí, es Carolina, creo que se llama. ¿Ya? Es una chica francesa, una mujer grande francesa que vivió en Francia muchos años. Es amorosa. Ya, yo conocí a la María Eugenia Garrido. También no. Muy buena, creo, profesora. Que se llama Carolina, creo. Es muy simpática, muy, muy buena profesora. Qué bueno. Como té. Come té. Gracias. Ok, Cecilia, leggimi la 2. Teresa partirà per la montagna dopo il lavoro. Mm-hmm. È vero. È vero, esatto. Perfetto. Luis, leggimi la 3. Davide e Chiara passeranno prima dai genitori di lei. Sì, è vero. Esatto, è vero, passeranno e poi andranno in montagna. E Raquel, leggimi la 4. Nadia chiamerà Simona prima di arrivare a casa. È vero. Sicuro? Cioè, tu dici che prima di arrivare a casa, lei la chiamerà? Ah no, è falso. È falso, ricordati che prima tornerà e poi la chiamerà. Allora è falso. Ok, allora, vediamo questo tempo verbale. Si chiama futuro composto. In realtà ha due nomi. In alcuni libri come questo si chiama futuro composto, ma in altri si chiama futuro anteriore. È lo stesso, significa lo stesso, futuro composto o futuro anteriore. Sono solo due nomi diversi per lo stesso tempo verbale. Ok, come ho detto prima, si usa per parlare di due azioni che succedono
nel futuro, una dopo l'altra. Ok, allora io posso fare un disegno e dire che se questa linea qua è il mio presente, ok, mettiamo una P, è il mio presente, e abbiamo nel futuro, questa è la mia linea di tempo, abbiamo nel futuro un'azione 1 e un'azione 2. Io devo sapere sempre quale succede prima e quale succede dopo. E per quello io uso questo futuro composto o futuro anteriore. Che cosa significa grammaticalmente che un tempo è composto? Chi mi sa dire che cosa significa che un tempo è composto? Que ha due verbi. Bene, bene, Veronica, ma in italiano. Que ha due verbi. Ha due verbi. Esatto. Quando noi parliamo di tempi composti, significa che il verbo è costruito da due verbi. Un verbo ausiliare più, in questo caso, un participio. Vi ricordate quale tempo verbale conosciamo noi che funziona nella stessa maniera con un verbo ausiliare e un participio? Che tempo verbale? Il passato prossimo, esatto. Allora, noi nel passato prossimo usiamo il verbo ausiliare al presente, ma nel futuro anteriore usiamo questo verbo ausiliare al futuro. A parte quella differenza, sono praticamente uguali, seguono le stesse regole. Adesso vedremo quello. Chi si ricorda quali verbi nel passato prossimo usano come ausiliare il verbo essere? Chi lo ricorda? Quali verbi usano il verbo essere? L'abbiamo ripassato, all'inizio. Movimento. Permanenza. Cambiamento. Manca un gruppo. E i verbi riflessivi. Bene. Ok, allora erano i verbi intransitivi che noi possiamo fare questi piccoli gruppi. Movimento, permanenza, cambiamento e anche mettiamo i verbi riflessivi. Quelli usavano il verbo essere al passato prossimo. Nel futuro anteriore usiamo esattamente la stessa regola. Sono gli stessi verbi che useranno il verbo essere come ausiliare. E che cosa succedeva con i verbi che usavano il verbo essere al passato prossimo? Che cosa succedeva con il participio? Va cambiando, cambia come? Come cambia il participio? Genere, numero. Con il genere e il numero. Genere e numero. E numero, ok? Allora lo stesso succederà con il futuro anteriore. Se ci sono verbi che usano il verbo essere e questi verbi
cambiano il participio che deve coincidere in genere numero con che cosa? Con il soggetto. Ok, vediamo. Poi dopo tutto questo vi dirò perché noi usiamo lo stesso tempo verbale nello stesso uso, ma lo diciamo in un modo un po' diverso. Ok, vediamo l'esempio che dà il libro. Federico verrà. Che cos'era quel verrà in spagnolo? Vendrà. 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 No, è un verbo al futuro. Sì, allora Federico verrà, vendrà. Dopo che avrà mangiato. Sì, allora che cosa succede prima? Prima succede che mangerà e poi verrà. Allora, io ho due azioni. Se vedete, che tempo verbale è questo verrà? Futuro. Futuro semplice. Uh-huh. E invece l'altra azione è in futuro anteriore. Allora, molto importante questo, molto importante. Il futuro anteriore non è solo un verbo composto, ma è anche un verbo complementario. Che cosa significa che sia un verbo complementario? Significa che noi non troveremo mai il futuro composto da solo. Non esiste una frase che usi solo il futuro composto. Il futuro composto sempre accompagna un'altra azione che va al futuro semplice. Sì? Allora, sempre avremo la combinazione futuro semplice più futuro composto. Sempre. Non possiamo avere solo futuro composto. Non posso essere al revés, futuro composto, ma no, sempre la regola. Sì, no, poi vedremo che sì, possono essere all'inversa. Ah, d'accordo. Ricordi, más si dice più. Mm-hmm. Può essere all'inversa, ma l'importante è che il futuro composto solo non esiste. Possiamo avere una frase con solo futuro semplice, sì, ma non con solo futuro composto. Per quello noi abbiamo bisogno di un nexo, in italiano un nesso. Qualcosa che faccia, che unisca i due verbi. E per quello noi abbiamo queste espressioni qua. Dopo che, appena o non appena, è lo stesso, sono due modi uguali, e quando. Allora possiamo questa, possiamo dire come si chiama, questa regola, la mettiamo che in realtà abbiamo futuro semplice più quando o appena o dopo che più il futuro composto. Sono le uniche, le tre... Non sono se le uniche, ma quelle più usate, quelle che dobbiamo imparare. Grazie.
Sì, perché alla fine queste tre espressioni quello che fanno è separare i tempi. Queste espressioni sono quelle che usiamo per dire prima succede una cosa e dopo l'altra. Ok? Allora, torniamo all'esempio. Federico verrà dopo che, appena o non appena, o quando, avrò mangiato io, avrai mangiato tu, avrà mangiato lui. Avremo studiato, avrete studiato o avranno studiato. Ma se invece parliamo di un movimento, Federico verrà dopo che sarai tornato o sarai tornata. Ricordate che deve coincidere. O Federico verrà quando sarete arrivati o sarete arrivate. Allora, se vedete qua abbiamo la regola dei verbi essere, la stessa del passato prossimo. Ok, allora, questo che vi dicevo io prima. Abbiamo una prima azione futura e poi abbiamo una seconda azione futura. E io metto in ordine solo. Dopo che avrò finito gli esami, farò un viaggio. Allora, molto importante quello che mi ha chiesto prima Veronica. E lo dice qua. È lo stesso se diciamo dopo che avrò finito gli esami farò un viaggio, che dire farò un viaggio dopo che avrò finito gli esami. Io alla fine, e mi cambio, mi passo di nuovo al Word, alla fine io ho due azioni ed è uguale se dico una prima e l'altra dopo, l'importante è che si capisca quale succede prima e quale succede dopo. Vediamo. Appena finirò la lezione, appena avrò finito la lezione, preparerò il pranzo. Pranzo. Ok, allora, che cosa succederà prima? Avrà finito la lezione. Esatto, prima deve finire la lezione. Deve finire la lezione. Prima finisce la lezione e poi preparerò il pranzo. Ma io posso dire esattamente all'inversa, ma l'ordine reale, l'ordine delle azioni rimane uguale. Io posso dire preparerò il pranzo quando avrò finito la lezione. Allora io sto dicendo all'inversa, prima dico preparerò il pranzo e poi dico quando avrò finito la lezione. Che cosa succede prima in questo caso? Lo stesso. L'ordine reale delle azioni rimane uguale, non cambia. Io posso dire prima una e poi l'altra o all'inversa, ma se tu vedi che cosa succederà prima, è esattamente lo stesso ordine, non cambia l'ordine. Sì? Si capisce quello? Tu puoi dire usare prima una, prima l'altra, l'importante è che alla fine una succede per prima e l'altra succede dopo. Ok, allora io vi ho detto, noi usiamo questo tempo verbale, lo usiamo in un altro modo.
Sì, che come diciamo noi, después de que haya terminado los exámenes, haré un viaje. ¿Sí? Noi usiamo quasi nello stesso modo, ma il, questo verbo ausiliare lo usiamo in un altro tempo. ¿Sí? Per esempio, Federico vendrà después que, in realtà, que haya terminado, que haya comido, que haya vuelto. Quello è il nostro modo in spagnolo. Cosa importante che vi volevo dire dall'inizio. Questo tempo verbale non è semplice, sì? Perché abbiamo molte regole, tutte le regole, per esempio, del passato prossimo, ma si usa poco, così come noi in spagnolo lo usiamo poco e sempre usiamo modi più semplici, in italiano è uguale. Ah? Io posso vivere tranquillamente senza usare questo tempo verbale. Posso trovare altri modi per parlare, più semplici. Però, comunque, dobbiamo impararlo, perché parte ovviamente della grammatica. Ok, si capisce quello che ho spiegato? Sì. O è troppo difficile? Sì, non è molto difficile. Vedremo, vedremo, perché usarlo semplice non è. Ok, allora, mancano 6 minuti, non c'è molto, non c'è tempo per fare. Voglio dire che è parecido con lo spagnolo. È simile allo spagnolo. Esatto, perché sempre noi usiamo la combinazione è simile, parecido, a. Allora, allo spagnolo. Ok, allora, compito, sarà questo ovviamente, che questa è la pagina 81, poi lo scrivo sul WhatsApp, non vi preoccupate, il compito, pagina 81, esercizio 4, ma anche, datemi un secondo che cerco, esercizi, che unità è? 5. Unità 5, 12, 25, unità 5, sto cercando, datemi un secondo. Pagina 50. Libro degli esercizi, pagina 50, esercizi 12, 13 e 14, 12, 13, e 14, pagina 50 e 51. Ok, adesso datemi un secondo che lo metto sul WhatsApp così si vede meglio. Voi siete corso 11. E progetto italiano. Ok. Allora, importante, avete domande? Avete qualcosa da dire? No? No, non per ora. Per adesso. Molti compiti. Molti compiti, meglio, perché alla fine questo
si riesce a utilizzare bene con esercizi. Ricordo che voi nos dijo. No. Come? Che hai detto? Hai detto che è molto importante comprendere il passato prossimo. Capire il passato prossimo. Capire, esatto. Sì. Esatto. Perché poi, più avanti, forse l'anno prossimo, impareremo un altro tempo verbale che è molto simile, ma anche, sì, anche quello difficile, sempre i tempi composti sono complicati. Cecilia, dimmi. Giuseppe, nel quadro della pagina 80, aspetta che non ho capito, non ho capito se dobbiamo usare le due verbi in la colonna terza e quarta o uno u altro. Quel in alto o in basso? In alto, perdono. No, qua ha fatto solo, qua il libro fa solo la differenza tra i verbi che usano avere ed essere e poi fa la differenza tra singolare e plurale, non bisogna... No, è solo, alla fine è... La frase... Alla fine è questo, più questo o più questo. Oh, okay. Esatto, sono le diverse opzioni, non possiamo fare uno o un altro, sì, non posso dire che Federico verrà dopo che avrò mangiato, sarò tornato. No. O uno o l'altro. L'altro. Ah, yes. Grazie. È brutto. Ok, allora niente, ci vediamo la prossima settimana, fate i compiti, è importante, e la prossima settimana continueremo con più materia, ok? Ok. Bene, grazie. Buon weekend a tutti. Buon weekend. Ciao. Ciao. Ciao, gracias. Grazie mille.